La richiesta è stata inoltrata ieri dall'ASP di Agrigento su richiesta del sindaco Matteo Ruvolo al Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico della Regione Siciliana. Sono stati trasmessi i dati del contagio, ma soprattutto è stato chiesto di valutare l'opportunità di disporre misure di mitigazione e contenimento fino al 13 gennaio prossimo. In pratica è stata sollecitata la zona arancione a Ribera, che dovrà in ogni caso essere disposta dal Presidente della regione Nello Musumeci. Sono ore di attesa dunque nel comune Crispino, dove da ieri sera anche il sindaco Matteo Ruvolo è in quarantena precauzionale dopo il caso di positività di un familiare. Anch'io sono costretto alla quarantena precauzionale presso la mia abitazione per essere venuto a contatto con un soggetto positivo, mio familiare, che oggi nel tardo pomeriggio ha accusato i sintomi del Covid e avendo effettuato un tampone rapido è risultato positivo. Pertanto, in ossequio della direttiva ministeriale, osserverò questo periodo di isolamento e di quarantena precauzionale. E da casa continuerò a lavorare, sentendomi con gli uffici comunali, con i dirigenti, per portare avanti gli adempimenti che sono da portare avanti. È notizia di stamattina che ho chiesto al Dipartimento di Prevenzione della Provincia di richiedere alla DASOE, cioè al Dipartimento dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale, di applicare misure più restrittive per la nostra città, dove il virus nell'ultima settimana ha registrato il doppio dei soggetti positivi, il che significa che c'è una rapida diffusione di contagio nella nostra città e pertanto dobbiamo tutti comportarci in maniera più responsabile, evitare le occasioni di assembramento, che durante le feste sono state numerose, evitare che davanti ai locali pubblici ci si possa assembrare senza l'utilizzo di mascherine e senza rispettare il distanziamento sociale. Dobbiamo fare tutti uno sforzo di maggiore collaborazione perché altrimenti il dato sarà destinato a crescere con tutte le conseguenze del caso. Pertanto il mio appello è a un senso di responsabilità maggiore da parte di tutti, dai giovani agli adulti. L'invito ad andarsi a vaccinare presso il nostro hub, chi non ha ancora fatto la terza dose, chi deve fare ancora la prima. È necessario andarsi a vaccinare perché il vaccino è l'unica arma che abbiamo contro questo maledetto virus che ci sta costringendo ancora una volta, i dati aumentano non solo a Ribera, ma in provincia, in Sicilia, nel resto d'Italia, ci sta costringendo ancora una volta a fare sacrifici, ad avere preoccupazioni dal punto di vista sanitario con gli ospedali che cominciano a essere saturi e con tutte le conseguenze del caso anche dal punto di vista della situazione economica. Pertanto, l'impegno di tutti deve essere quello di stare più attenti. Evitare le occasioni di contagio in questo periodo di festività, da qui al prossimo Capodanno, evitare le feste private, evitare i veglioni, evitare le occasioni in cui ci si possa, incontrare senza il rispetto delle norme a cui tutti noi siamo chiamati.